Ancora dolore a Naso. A meno di 2 settimane dalla scomparsa dell'avvocato Gisella Pizzo, candidata alla carica di primo cittadino alle amministrative dello scorso ottobre, la comunità piange il suo presidente del Consiglio Comunale. L'ingegnere Giovanni Rubino è venuto a mancare ieri all'età di 46 anni all'ospedale Piemonte di Messina, pochi giorni dopo il malore che lo aveva colpito. Assessore ai lavori pubblici per 10 anni nelle amministrazioni dell'ex sindaco Daniele Letizia, proprietario di un frantoio a conduzione familiare, Giovanni Rubino ha dedicato tutta la sua vita ad occuparsi del suo amato paese. Il vuoto che lascia è incolmabile, una grave perdita per familiari, amici, amministrazione comunale e per la comunità tutta. La triste notizia è giunta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco, nella quale si consacravano il nuovo altare e il nuovo ambone del Tempio di San Cono. La nostra comunità conferma ancora una volta la sua alleanza con Dio, con il Signore, offrendo un sacrificio alto, altissimo, troppo alto. Oggi il nostro fratello Giovanni, in queste ore, è stato chiamato tra le braccia del Signore. Ha sancito l'alleanza, la vicinanza di questa comunità, di tutti noi con Dio. Il feretro farà rientro a Naso questa sera e la camera ardente sarà allestita nell'aula consiliare. I funerali si svolgeranno domani, sabato 5 giugno, alle ore 16 presso la Chiesa Madre in Piazza Roma. Domani a Naso sarà proclamato il lutto cittadino.